Terminata con un nulla di fatto la vicenda relativa all'eventuale ingresso di Gilberto Candeloro nella compagine societaria, per il Teramo è ora tempo di pensare solo al calciomercato. Tempo peraltro infatti non c'è. Il 30 giugno scadono i termini per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C e per il diavolo c'è la necessità di chiudere economicamente i discorsi relativi al passato torneo per buttarsi anima e corpo sul prossimo. I contratti in essere saranno vagliati uno a uno dalla dirigenza, come detto. Sono in bilico le posizioni di Nebil Caidi e Stefano Madio, mentre a Riccardo Barbuti con ogni probabilità bisognerà trovare una squadra che si accolli tutto in parte l'ingaggio che dovrà percepire. Non è una novità infatti che l'attaccante, complici anche gli arrivi davanti, sia un giocatore in esubero. Lo scorso anno, per reinserirlo in rosa, Barbuti accettò un piano che prevedeva un abbattimento del compenso sulla stagione 2017-2018 e un rialzo deciso sulla stagione successiva. Il Teramo sperava infatti che un campionato intero potesse rilanciare la punta ex Aprilia e Lumezzane. Così però non è stato e anche il prestito a Gavorrano, 15 presenze e 2 reti, non ha contribuito certo a renderlo appetibile sul mercato. Dunque il modenese insieme al suo procuratore adesso dovrà sedersi a tavolino con la società biancorossa e studiare una via d'uscita in fretta. Il Teramo non vuole pagare uno stipendio fuori dai propri parametri e per di più ad un giocatore che potrebbe aver bisogno di tempo per riprendersi da un problema fisico che ha accusato nella parte finale della stagione ma che gli ha fatto stringere i denti fino alla fine. Insomma, la situazione è ingarbugliata. Campitelli freme perché vorrebbe le uscite prima possibile, mentre a Teramo è ancora tutto fermo. Una situazione potenzialmente tesa, complice anche l'ovvio malumore del patron del Teramo dopo il fallimento della pista Candeloro. A questo punto si potrebbe accelerare sulle cessioni. Spighi e Altobelli torneranno dal prestito, ma non è certo che rimarranno entrambi. E comunque sono giocatori, le cessioni in prestito lo dimostrano, sui quali il diavolo in momenti precisi ha chiaramente detto di non puntare. Paradossalmente però si aspira a cessioni dolorose come quelle di Caidi e Amadio e ci si potrebbe presto trovare in una situazione strana. Avere in rosa calciatori su cui non c'è grossa fiducia ma costano meno di quelli su cui si punterebbe più volentieri, ma il diavolo non può permettersi. Nel frattempo il tecnico Zichella aspetta i primi rinforzi ufficiali, specie davanti, in attesa di completare un puzzle ancora lontano, molto lontano dalla conclusione.